Dopo la neve e il terremoto, adesso sono le frane a non dare tregua al comune di Villa Celiera. Già duramente colpita anni fa dalle frane che aveva investito Contrada Vagnola, ora a preoccupare è la frana di Contrada Santa Maria, un versante franoso di circa 500 metri che interessa 5 abitazioni ed ha portato già lo sgomero di una famiglia. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile 9 di Villa Celiera e l'assessore regionale Mario Mazzocca, che fa il punto della situazione su Villa Celiera e sulle frane che stanno interessando l'intero Abruzzo. In diverse zone della regione questi fenomeni sono fisiologici alla luce delle avversità meteo patite e quindi anche preannunciati. Mi riferisco alla zona Vestina in particolar modo e alla zona, tutta la fascia pedemontana del Gran Sasso, Pescarese e Teramano, anche nella Valle del Fino. La situazione geomorfologica dei siti è costituita massimamente da argilla e limi di quel tipo. Agevola la con presenza di il verificarsi di questi fenomeni così importanti come questa frana così imponente della frazione Santa Maria a Villa Celiera, e così come anche in altre zone d'Abruzzo, mi riferisco all'Alto Vastese, al versante orientale della Maiella, in cui si stanno già verificando